Segna anche il secondo, parità! Prima di questa partita 13 su 21 Gomez a cronometro fermo. Sospirone e sbaglia il terzo. Gaffney rimbalzo. Brindisi può tirare per la vittoria. Moraschini sulla sirena. Moraschini vince la partita. La legge dell'ex che regala a Brindisi la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. L'Epi Casa Brindisi batte la Dolomiti Energia Trento sul suono della sirena con una tripla di Riccardo Moraschini e conquista un posto per le Final Eight di Coppa Italia di Firenze. Una vittoria meritata, quella della formazione biancazzurra, che regge il confronto con i padroni di casa, pur andando sotto nel punteggio, e trova sempre la forza di reagire. L'Aquila inizia bene con Marbul, ispirato da tre punti, ma Banks è sempre pronto a rispondere. Pascolo e compagni provano ad allungare a 4 minuti da fine primo quarto e più 10 Dolomiti Energia Trentino, 19-9. La Epi Casa in pochissimo rosicchia qualche punto e va a meno 1. I primi 10 minuti si giocano in equilibrio con la New Basket che rimane aggrappata 27-25 a fine frazione. I salentini reagiscono bene in apertura di quarto, vanno avanti 31-27 dopo un minuto e mezzo, ma la Dolomiti Energia prova ad aggredire maggiormente in difesa e con le partenze di Kraft riprende il match. Coach Vitucci varia i quintetti, ma Trento è più precisa, piazza un parziale di 10-0 con firma di Marbul e Frank Vitucci deve chiamare timeout. I biancazzurri rispondono alle richieste dell'allenatore, attaccano il ferro e recuperano un minimo svantaggio, 48-43 alla pausa lunga. Quando si torna in campo c'è una fase di studio tra le squadre, per 2 minuti non si segna, poi ci pensa Ciappera a sbloccare il punteggio dalla lunetta. Il terzo quarto è in perfetto equilibrio, 8 minuti, con Brindisi che risponde ad ogni attacco trentino. Si sbaglia molto da entrambe le parti, Marbul piazza il 59-58 con cui si chiude la terza frazione. Brindisi non segna nei primi 3 minuti dell'ultimo quarto, poi però Banks, appena tornato in campo, piazza la tripla del meno 2. La difesa biancazzurra è aggressiva al limite del fallo, Trento soffre e in attacco c'è più ordine per il quintetto salentino. Moraschini, Banks e Chappell regalano i 7 punti di vantaggio, ma i ragazzi di coach Buscaglia non ci stanno a perdere. Il solito Kraft prova a spingere sull'acceleratore, supportato da Marbul e Pascolo. La Epi Casa ha troppa voglia di vincere, Banks è immarcabile, affiancato da Chappell e Brown. Nei secondi finali succede di tutto, con Gomez che a 3 secondi circa dal termine subisce fallo su una conclusione da 3 punti. Segna 2 liberi su 3, Gaffney recupera il rimbalzo, apre in contropiede per Moraschini, che mette la bomba della vittoria. Final 8 conquistata e adesso i tifosi biancazzurri si preparano per la prima giornata di ritorno, quando, incontrata Masseriola, domenica arriverà l'Olimpia Milano. Siamo ovviamente dall'emozione di segnare il canestro vincente su un campo dove sei stato amato dal pubblico locale. Sì, è stata una grandissima emozione, non saprei neanche come descriverla, è un insieme di emozioni. Sono molto contento per la vittoria e quindi niente, adesso siamo matematicamente dentro le prime 8, le Final 8, dobbiamo aspettare altri risultati e ci godiamo questa vittoria. Quali sono stati gli aspetti positivi e su cosa potete ancora migliorare dopo una partita del genere? Gli aspetti positivi credo siano sempre quelli, nel senso che noi siamo una squadra che non molla, siamo stati sotto praticamente tutta la partita, siamo venuti fuori alla fine con dei canestri importanti, difendendo bene, molto meglio nel secondo tempo rispetto al primo. E la cosa un po' negativa è che facciamo magari ogni tanto fatica a gestire i vantaggi che riusciamo a prendere. Chiaramente non è facile per me e Adrian magari gestire molte banks, per gestire molto i possessi alla fine, magari senza un playmaker puro, però stiamo andando bene, siamo lì e quindi cerchiamo di migliorare e tenere le cose positive sempre bene per noi.
domenica prossima inizia il girone di ritorno con un'altra partita piuttosto impegnativa. Sì, diciamo che questi due punti ci aiutano molto per la classifica, al di là delle Final Eight in sé. La prossima settimana abbiamo Milano, sicuramente prendere due punti qui in un campo molto difficile, contro una squadra molto difficile come Trento, ci dà un po' di spinta e un po' di serenità per affrontare la partita di domenica prossima con Milano. Lechthaler riceve, riconsegna Marble, forse lasciargli tutto questo spazio non è una grande idea. Mette il pallone a disposizione dei compagni, poi arresto e tripla in transizione. E Brindisi è tornata, stavolta al timeout, lo chiede Buscaglia, che gli riconsegna il pallone, nuovo duello con Forai, si chiude il gioco a due, la rotazione di Pascola in ritardo e Cuba appoggia al tabellone il primo vantaggio brindisino. Come i furti di Forai, che recupera il pallone, sceglie Mian, che va a due mani sopra il ferro, avanti Trento. Banks a farlo è Walker, si appoggia al tabellone, la correzione è di Brown. Eccoli, altra tripla, già in doppia cifra Fabio Mian. 8 punti, 5 assist e tante corse per Kraft. Ecco, questa volta l'ha proprio visto passare Banks. Palleggio, arresto, tiro, canestro. Primi punti di Trento in questa ripresa, arrivano dopo quasi 3 minuti. Ancora Hogg, ancora da Kraft. Banks vuole Wojciechowski, che taglia e pareggia la partita. Marble a chiamare lo schema, va dalla parte opposta rispetto al blocco, chiude Walker. Non chiude, per la verità, regala un libero. Chiuso da Marble, altro ribaltamento, Moraschini, step back, tripla! Che canestri che sta mettendo l'ex! E pensi di gestire il cronometro. Chappell da tre! Tripla Moraschini, tripla Banks, tripla Chappell. Marble gli tocca il pallone, lo recupera, se ne scappa in contropiede. Ad attenderlo c'è Gaffney. Non basta, meno due. Sospirone e sbaglia il terzo. Gaffney a rimbalzo. Brindisi può tirare per la vittoria. Moraschini sulla sirena. Moraschini vince la partita. La legge dell'ex che regala a Brindisi la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Ovviamente con grande soddisfazione questa vittoria, questa qualificazione, è conquistato Trento e Trieste, come diceva qualcuno, e qualificazione ottenuta con le vittorie fuori casa importanti, presa questa. Io penso che questo gruppo meritasse, al di là di tutti i meriti, non voglio togliere niente a nessuno chiaramente, però per come abbiamo lavorato all'inizio dell'anno, per come abbiamo performato in questo campionato fino adesso, questo gruppo qui meritava di andare alle Final Eight. Due cose importanti: una di andare alle Final Eight con le proprie solo esclusive forze, quindi non saremmo lì stasera ad aspettare il risultato del club, mi sembra una grandissima cosa. E la seconda, più importante, se devo guardare a lungo periodo, e non per mettere le mani avanti, ma per essere molto realisti, e girare la boa a 16 punti, quindi con 8 vittorie, e 7 sconfitte, per noi è un ottimo risultato, un'ottima tappa, un ottimo risultato di percorso. E questo ci darà sicuramente, come dire, forza e gas e volontà per continuare il nostro cammino. Ripeto, veramente questi ragazzi oggi hanno suggellato con questa vittoria di meritare in una partita difficile, perché qui si gioca un po' in modo diverso, quindi non è facile adattarsi, aspettare i fischi, le chiamate, le cose, non è facile giocare,
e l'abbiamo un po' subita, ci abbiamo nonostante ci fossimo preparati per tutta la settimana. Questo è il primo tempo, ecco, quindi la partita, il primo tempo non abbiamo giocato tanto bene, abbiamo subito un po' questo tipo di pallacanestro, mentre nel secondo tempo abbiamo segnato 28-2, 48 il primo. Chiaro che la partita ha preso tutt'altra piega, abbiamo vinto con merito sia il secondo che il terzo e l'ultimo quarto. Poi con tutte le cose, le piccole cose hanno fatto la differenza. Nel primo tempo almeno 4 loose balls, cioè palle a metà strada, sono andate tutte a favore di Trento, ma anche per colpa nostra, perché è merito loro, e hanno scavato un po', no, di differenza. Mentre poi nel secondo tempo siamo stati un po' più bravi, tranne le ultime 2 palle perse, che è un po' anche per stanchezza, un po' per la penaggine di squadra, non dei singoli, abbiamo scippato. Invece poi nel secondo tempo abbiamo migliorato completamente questo aspetto qui, e siamo stati, con, secondo me, con molto merito, Octagon Beach Restaurant sul litorale nord di Brindisi è aperto con bar, pizzeria e ristorante vista mare. Si organizzano compleanni, comunioni e tanto altro. Per info chiama Octagon al 333 85 94 233. Abbiamo perso troppo presto il ritmo del gioco, dal quinto al decimo, 17 punti sono tantissimi. E quando abbiamo riaperto un pochino il break, sicuramente l'inizio del terzo quarto non è stato ancora una volta brillante, da 5 palle perse di fila che hanno aperto loro un pochino più di fiducia e confidenza. E potevamo essere più attenti in esecuzione. E qualche punto si è aperto da questo. Per quanto riguarda la fine, gli episodi, il tiro libero sbagliato e recupero difensivo, a fare meglio, anche se ha tirato qualche culo addosso, però insomma si poteva fare meglio sicuramente nel rientrare. E coach, nel secondo quarto avevate fatto un bel parziale e giocando con Dada da finto 5, e com'è che aveva, perché avevi preso quella scelta e secondo te perché ha funzionato, e secondo te se si può ripetere è una cosa che avevi deciso per questa partita? L'abbiamo fatta qualche volta, l'avevamo decisa come game plan per quanto riguarda l'andamento della partita, e Tata è stato molto bravo nell'impatto gara, ci ha permesso di fare questa cosa dopo. Abbiamo fatto fatica allo spot di 4 poi, però, perché bisogna essere migliori, e volevo azzardare un quintetto molto più basso usando Fabio, però poi alla fine giocavano pesanti loro, grandi, e avevo bisogno di controllare un po' di più i rimbalzi. Infatti negli ultimi minuti il break l'abbiamo fatto, no? Non siamo riusciti a concretizzare la partita. E sicuramente tra le note positive comunque c'è una crescita di Dada, che, sì, che sta crescendo a vista d'occhio. Abbiamo avuto bisogno di... Abbiamo 36 minuti, non sono pochi, sono tanti, però non abbiamo potuto fare altro. Non so, devo ragionare, insomma, una sconfitta, dobbiamo sporcargli un po' di più la partita, però a un certo punto abbiamo fatto fatica.
sbaglia ancora Stone. Il precedente era dunque il primo rimbalzo offensivo. Questo è quasi un assist, almeno la vede così Beverly, che inchioda dopo l'errore di Cunningham. Dominic Johnson, l'aiuto di Patrick Auda che poi si stacca, ciocco a due! Con inchiodata e fallo! Si è acceso Dominic Johnson, ne sa qualcosa Patrick Auda! Blackmon in ripartenza per McCree che si alza, inchioda due mani anche con il fallo! Un pazzesco canestro per il 24 pari! Spettacolare giocata da parte di Eric McCree. Si va a ripartire con Pesaro sotto di tre, ma con la palla in mano Dominic Artis rimane contro McAdoo. Vediamo qual è la scelta di Artis, che tira dalla punta. Il suo tiro è lungo, ma incredibilmente entra, sembrava essere lungo Dominic Artis. Una tripla pazzesca, 4 decimi dallo scadere del 40° minuto. Incredibile tiro di Dominic Artis. Sospirone e sbaglia il terzo. Gaffney a rimbalzo, Brindisi può tirare per la vittoria. Moraschini sulla sirena, Moraschini vince la partita, la legge dell'ex che regala a Brindisi la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Brucia la sirena Riccardo Moraschini, che è stato la stella di questo quarto periodo. Montecchio, penetrazione, scarico proprio per il centro sloveno che non guarda neanche il canestro. Dovrà ripartire allora James, palla in mano, scarico per Brooks, gli crea tanto spazio, tripla a bersaglio per Jack Brooks. Brooks vuole fronteggiare contro Strautis, gran palla schiacciata a terra per il taglio di Bertans. Prova a giocare battendo Cinciarini dal palleggio, assist per William Mosley che trova un altro canestro. Fernandez fa correre Trieste da Ross, consegnato per Cavaliero che non vuole prendere la tripla, prende invece il palleggio, il resto è tiro, canestro e potenziale 2-1 per Cavaliero. Gerrels, adesso anche il pubblico dell'Allianz Dome torna a farsi sentire, allora lo silenzia Gerrels con questo triplone da campione. Peric, ancora una volta la chance per il sorpasso per Trieste, semigancio verso il fondo per Peric, eccolo qua il vantaggio dell'Alma. Jeff Brooks, unico giocatore con problemi di falli per Milano. Scarico di Dragic in angolo per la tripla, mandata a bersaglio da Jamar Sanders. Ritirare con grande velocità di esecuzione. Adesso la tripla la prova a prendere Cavaliero, che si alza e spara. Era facile, veramente magistrale, un mago sotto canestro. Udaitis trovato molto bene da Cinciarini. Right per Sanders, dimenticato colpevolmente sull'arco. Mike James probabilmente rientrerà a breve per Milano. Brooks, pallone sotto per Gudaitis, gancetto in corsa per il sorpasso milanese. Vuole andare vicino al ferro, Dragic può metterci una mano, allora Gudaitis torna fuori. Gerrels da tre punti, segna anche questa, ancora una fiammella di speranza per l'Alma Trieste. Corre in campo Peric, deposita il layup del meno tre. Comunque tema rimbalzo di Sanders, che poi prova ad andare dall'altra parte ma perde il pallone, e allora James lo porta dall'altra parte, non commette neanche fallo Trieste, finisce qua. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.
Terzo tempo, ogni martedì alle 21:30 su Telerama.